Hai sentito che l'aspartame è stato dichiarato un possibile cancerogeno? Ma dove si trova questo dolcificante che è 200 volte più dolce dello zucchero? E cosa devo comprare al posto dello zucchero? Segui questo video fino alla fine per saperne di più su tutti i dolcificanti. Pochi anni fa i dolcificanti venivano considerati come la soluzione al problema dell'epidemia del consumo di zucchero. Adesso vengono ogni giorno sempre più demonizzati. Ma qual è la verità? Cosa dobbiamo fare per proteggerci dai rischi della disinformazione e dai reali pericoli dei dolcificanti che troviamo? Gli edulcoranti o dolcificanti sono oggetto di controversia da anni per gli effetti sulla glicemia, sul microbiota intestinale, sul controllo del peso e per l'effetto sugli ormoni che regolano fame e sazietà. Una cosa importante da ricordare è che anche se percepiamo il gusto dolce dei dolcificanti allo stesso modo in cui Percepiamo il gusto dolce del saccarosio, quindi il normale zucchero da tavola. In realtà metabolizziamo gli edulcoranti o dolcificanti in maniera diversa. Infatti, i componenti del saccarosio vengono assorbiti dall'intestino e metabolizzati dal fegato e altri tessuti con lo scopo di produrre energia. Invece, molti dolcificanti artificiali o non vengono assorbiti oppure vengono assorbiti, ma poi vengono eliminati senza produrre energia. Tra i dolcificanti artificiali, possiamo citare l'aspartame, l'acesulfame potassio e il sucralosio che tra le altre cose vengono definite alternative a basso contenuto calorico proprio perché vengono assorbiti o metabolizzati solo parzialmente fornendo quindi meno calorie rispetto a quantità equivalenti di saccarosio. Recentemente proprio l'aspartame è stato definito un possibile cancerogeno Dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. Ma la quantità di assunzione che permette di definirlo tale è una quantità praticamente impossibile da raggiungere, perché equivale al consumo giornaliero di almeno 3 litri di bevande definiti zero o light. Quindi il messaggio da portare a casa è che i consumi occasionali sono tollerati, bisogna solo fare attenzione al consumo regolare e alle quantità consumate. Ma l'attenzione in questi casi non deve essere nei confronti della cancerogenicità, ma per gli effetti sul controllo del peso, sulla glicemia e sul microbiota intestinale. Tra gli altri sostituti dello zucchero poi invece dobbiamo anche parlare dei cosiddetti dolcificanti naturali. All'interno di questa categoria troviamo quelli contenenti zucchero di canna, sciroppo d'agave, sciroppo d'acero, miele e fruttosio. Questi sono i dolcificanti naturali contenenti fruttosio. Poi invece troviamo anche dolcificanti naturali non contenenti fruttosio e tra un po' scopriremo perché è necessario fare questa distinzione? In quest'ultima categoria troviamo stevia, eritritolo e allulosio. Dal punto di vista metabolico, quando parliamo di dolcificanti naturali contenenti fruttosio, abbiamo praticamente degli effetti simili allo zucchero e pertanto non c'è tutto questo vantaggio nel preferire questa particolare categoria. In tutti questi casi il vero problema non è la raffinazione, non è l'indice glicemico, ma è il fruttosio. Questo zucchero semplice non lo troviamo solo nella frutta e nei dolcificanti ma spesso viene anche addizionato nei cosiddetti prodotti industriali l'esempio di crackers, brioche confezionate alcuni yogurt alla frutta per non parlare dei prodotti destinati alla prima infanzia. Mi raccomando quindi leggete bene le etichette e gli ingredienti di ogni prodotto che acquistate ed evitate quelli contenenti fruttosio. Ma se il fruttosio è il vero nemico viene spontaneo pensare che allora dobbiamo evitare anche la frutta. Il punto però non è questo perché se se da una parte la quantità di fruttosio nella frutta è molto bassa, tranne che nei fichi secchi, dall'altra sappiamo anche che questo zucchero viene assorbito lentamente per via della presenza di fibre nella frutta e inoltre viene eliminato dai reni velocemente grazie alla presenza di vitamina C. Diverso invece il discorso in cui appunto il fruttosio viene utilizzato come dolcificante o viene addizionato nei prodotti industriali. Ricordiamo che anche il normale zucchero da tavola è fonte di fruttosio, perché il saccarosio è composto al 50% da glucosio e al 50% da fruttosio. Ma cosa ha fatto allora questo fruttosio per guadagnarsi tutta questa brutta reputazione? Beh, in poche parole è uno dei killer della nostra salute metabolica. Inoltre, quando presenti in concentrazioni provoca l'incremento dei livelli ematici di acido urico, per non parlare dell'alterazione della funzione mitocondriale e della promozione dell'accumulo di tessuto adiposo viscerale, il più pericoloso tra tutti i tessuti adiposi. Se hai seguito questo video attentamente fin qui, avrai capito che i dolcificanti da preferire come alternative allo zucchero sono i dolcificanti naturali senza fruttosio, parliamo di stevia, eritritolo e allulosio. L'allulosio però non è un prodotto così facile da trovare in Europa e quando lo si trova ha un costo veramente molto alto rispetto ad altre alternative. Non abbiamo quindi molte altre alternative. Se vogliamo un dolcificante che sia sicuro ed effettivamente migliore rispetto al classico zucchero da tavola, dobbiamo ricercare la stevia o l'eritritolo, un derivato della fermentazione del mais. Tra l'altro, anche l'eritritolo nel corso del 2022 è stato oggetto di controversia perché alcuni studi l'avevano definito addirittura pericoloso per la salute cardiovascolare, ma in realtà questa tesi poi non è stata mai confermata da studi ad elevata evidenza scientifica. In conclusione, il messaggio più importante da portarci a casa oggi è che molti tra i prodotti che consideriamo migliori dello zucchero in realtà non lo sono, perché non sono poi così tanto diversi dal punto di vista metabolico e in relazione agli effetti su glicemia e peso. E al giorno d'oggi, se vogliamo ricercare delle alternative efficaci e sicure, eh, non abbiamo molte possibilità. Bene, per oggi è tutto. Noi ci leggiamo tra i commenti. E se pensi che questo video possa essere interessante per amici e parenti, beh, condividilo anche con loro.